sotto un altro capo e quindi troviamo la fascia. Fascia? Fascia è quella che da mototurista me la metto sulla schiena per evitare... Sì, questo è fondamentale nel fuoristrada perché permette di dare stabilità al comparto lombare e addominale. In pratica, cioè, forma un pacchetto tra le parti molle e la parte posteriore lombare. Le parti molli poi non sono. Esatto. In effetti la fanno abbondante e facilmente regolabile. Okay. Dopo vedremo come viene indossata. Esatto, ma va tirata? Sì. Devi essere dentro in apnea? No, allora è importante in questo caso che venga appoggiata nella zona dei lombari. Ma esterna? Zona, scusa, lombare. Esterna alla maglia? No, interna. Ok. Interna. Ok, e la parte, diciamo, anteriore deve essere... Verso il basso. Verso il basso, sì, perché dobbiamo fare molta attenzione e tenere scoperta la zona diaframmatica, ok, per evitare che quando siamo seduti la fascia non vada a comprimere il diaframma e quindi comprometta la nostra respirazione. Poi, dopo la fascia, troviamo il... collare. Questo è un altro componente davvero importante per la nostra sicurezza. Io direi che deve diventare parte integrante del nostro abbigliamento, esatto. Ormai è, diciamo, praticamente imprescindibile. Ecco, sì, si può andare senza come si è sempre andato, però diciamo, questo è uno degli ultimi prodotti che sono stati introdotti in termini di sicurezza e devo come dire si che... chiama? Nome tecnico, diciamo, non è tecnico. No, allora, neck brace in termini inglese, esatto, figo, no? Si chiama nato così. Noi, diciamo, lo traduciamo in collare, supporto per il collo. Diciamo. Come si indossa e a cosa serve? Allora, serve praticamente per evitare, diciamo, il trauma comprensivo in caso di caduta, il casco impatta per terra. Magari dopo un ribaltone, esatto, un salto che vai giù ti incassi, esatto, con il casco nella terra. E a quel punto una delle situazioni più critiche è la compressione delle vertebre cervicali. Ok, oppure... Sono quelle forse... Sì, chiaramente più esposte anche per via del casco, la massa che c'è, diciamo, sopra la testa, il rapporto alla dimensione del collo, è chiaro che la sollecitazione è evidente e in caso appunto di caduta, di assorbimento di una certa energia, può essere drammatica. Questo viene indossato, diciamo, all'esterno del nostro abbigliamento. Ok. Ok. E appunto col casco, quando succede questo, il casco, adesso lo farei vedere così. Quindi, in pratica, in questo modo, io quando... In caso di impatto, il casco che chiaramente è allacciato, okay, va praticamente a creare un cuscinetto, okay, che permette di dissipare l'energia e l'urto appunto sul collare e sulle spalle, evitando che si concentri nella zona cervicale. Oppure l'altro vantaggio? Oppure laterale, in questo modo, è chiaro che in caso di caduta la testa non ha una rotazione, il capo non ha una rotazione eccessiva, permettendo appunto di evitare che ci sia questo trauma distorsivo. Si passa ai guanti, che è forse il capo più semplice, anche perché io vedevo, non so se sono tutti uguali, però vedevo, forse l'unica cosa che ho provato in questi giorni per capire se mi andavano bene, però sono molto leggeri, qui chiaramente ci serve per avere una buona presa. È importante il guanto che abbia questa preformatura qua, no? Queste isole, uh-huh, che permettono, diciamo, nella flessione di evitare che si formino, in un caso come questo che è un guanto senza preformature, di evitare questo arricciamento delle pieghette che creano poi durante l'uso le famose vesciche, no? Certo. Ecco, questo è un guanto strutturato, fatto di ottima fattura e quindi significa tutto questo. Poi chiaro, il pellame che sia, diciamo, un pellame, normalmente si usa il clarino, che è uno dei pellami più nobili. No, lo strumento è l'identificativo di un materiale, di uno scamosciato. Però non hai protezioni sulle mani. Sì, ecco. O ci sono anche dei guanti? Sono sincero, sì, ci sono dei guanti anche, okay, che adottano, diciamo, un criterio di protezione tipico nel mondo della velocità, è che sono le isole per proteggere le nocche in fibra di carbonio o un polimero plastico. Però tendenzialmente devo dire che sotto questo aspetto, così, il mercato chiede un guanto molto, molto comodo, poco ingombrante e ahimè in effetti le protezioni sono più che altro ornamentali, okay, più che funzionali. Sì.
quindi hanno, non so, un materiale elastico qua per la flessione, sono molto, molto ergonomici, però a livello di protezione si può fare qualcosa di strada più, ce n'è ancora. Ma anche solamente un pezzo e poi abbiamo finito la parte abbigliamento, che sono gli occhiali. Gli occhiali. Che è l'unica cosa che non mi sono portato e tu mi hai detto ce li ho io, non ti preoccupare. E allora raccontami un po' di questi occhiali, perché pensavo fosse un elemento semplice, banale, se vuoi, lo metti su e ti ripara chiaramente dal vento, dall'aria, dai sassi, eccetera. No, e chiaro, poi mi hai portato tutta una è un prodotto questo che chiaramente in un'attività di questo genere non può essere banalizzato, nel senso che per le situazioni che si creano, quindi specialmente la polvere che investe quando giri, la sabbia, si dipende dai terreni, praticamente si interpone tra il casco e l'occhiale, e se non c'è un adeguato supporto, come in questo caso, filtra e chiaramente nell'utilizzo crea un certo arrossamento agli occhi, addirittura una lacrimazione e di conseguenza una perdita della visione puntuale. Poi immagino chi porta magari le lenti a contatto, chiaro, ancora di più, assolutamente. Altro aspetto fondamentale è che sia, diciamo, abbia una certa ergonomicità, no? Quindi che sia indossandolo col casco, che abbia una certa adesione al volto, che è permesso dalla struttura, che quindi si adegua perfettamente, e dalla spugna, che deve avere appunto un certo spessore, anche perché è una certa qualità tecnica per poter assorbire al meglio il sudore, perché una delle particolarità è sudo parecchio, se la spugna non assorbe il sudore mi gocciola praticamente all'interno. Certo. Il sudore, che è salato, crea irritazione all'occhio e quindi siamo costretti in alcuni casi anche a fermarci e a lavarci la faccia per evitare. Ecco, ma ad esempio fastidio. In questa stagione, se tu andassi in giro da motociclista, da utente normale, con una visiera, con un casco normale qualsiasi, tende ad appannarsi, tende a fare condensa. E in questo caso la lente deve essere una lente strutturata in due modalità, antigraffio fuori, quindi se col fango posso pulire non si graffia, e antiappannante all'interno. Per la parte esterna vedo che hai anche... Poi è chiaro che per evitare di fermarsi... Soprattutto magari per un uso agonistico. No, chiaro, quando giri, insomma, se ti struzzano il fango e non hai più visibilità, allora ci sono delle soluzioni come queste lenti a strappo che vengono praticamente montate. Sì, tiro-off. Si chiama così? No. Sì, in inglese si chiama tiro-off. Lo vediamo sui caschi, non so, abituati a vedere da Lorenzo, Pedroso, sì, insomma, sì, quando corrono. È una logica... Loro ne hanno due o tre, e qui invece mi hai detto che se ne sono quante? Allora, in questo caso sono 18. 18 perché, pellicole. Sfruttano una logica, una tecnologia che si chiama laminata, quindi sono lenti a strappo laminate e permettono di essere indossate in quantità considerevole, appunto per avere più chance nel pulire l'occhiale. Ma quando ne è su 18, non è che vedi di sporto? No, cioè, no, sono... gli occhiali tipo Ragionier Fellini, presente con gli spessi? Esatto, no, sono perfettamente, sono lenti finissime, sono perfettamente trasparenti e quindi nella quantità non danno fastidio. Dato questa è, diciamo, una recente tecnologia che ha permesso appunto un maggior numero pur mantenendo una visibilità corretta e puntuale. In alternativa invece? In alternativa questo è... Così si strappa, giusto? Sì. Track. Sì, sì. Ok. Questo è uno strumento, diciamo, anche in questo caso di fatto di grande rilevanza e importanza, si chiama roll off, viene montato, sono due supporti, al cui interno viene messa una pellicola, ok, trasparente, cioè sempre di finissima, che passa da una parte all'altra e poi viene trasportata, quindi mi sporco, puntini, tiro va, si pulisce qua e viene recuperato. Quindi chiaro, lente a strappo 18, qua hai circa un 150. Che due master tirate. Vai? Sì, sì, sì. Abbondantemente. Sì, poi dipende sempre dalla quantità chiaramente di fango. Mancano due componenti fondamentali che sono i pantaloni e la giusto, maglia da gara. Hai ragione, si picchia, però sono le cose forse meno costose di tutto quello che abbiamo descritto. Beh no, diciamo la maglia non ha particolarità peculiari, se non la necessità di avere un materiale traforato nella zona della ascella. Fai conto che i nostri termoregolatori sono gli avambracci e i polpacci, no?
Quindi io qua ho la possibilità di areare una zona dove a livello proprio di stimolo nostro è fondamentale. Il Panther invece che dicevi? Allora innanzitutto protezione... Questo è il cartone per mantenerlo in forma. No, ma io avrei tenuto anche il cartone. Ah, proprio? Sì, 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 per la sicurezza, sai. Cartonato. Che fine, assolutamente, assolutamente. Benissimo. No, allora, la parte interna deve essere, deve avere una certa protezione, perché chiaramente, poi lo vedrai, la moto si guida con le gambe, quindi la, è il punto di contatto. Stavo facendo una battuta, perché non ti dico oggi come la guiderò io. Sparala. Non con le gambe. Io la guido tendenzialmente però con... sai che ti dovrai sforzare, perché sarò particolarmente severo, sì, perché va bene. È praticamente la chiave di volta. Ah, davvero? Assolutamente. Dopo ne parliamo e sì, mi spieghi tutto. Ed è il motivo per cui c'è sì, questa parte... Esatto, deve essere una parte anche che... Fa grip. Così, bravo, conferisca una certa attrito con la moto in modo da sostenerci più semplicemente. Chiaramente nella zona del ginocchio ha questa lavorazione, ok, che permette diciamo una flessione ottimale. Il distacco in questo caso è, non è una mancanza di cucitura, ma è fatto in modo puntuale e intelligente, perché così c'è una canalizzazione e dispersione dell'umidità e del calore, e di conseguenza la termoregolazione risulta efficace. Qui c'è un elastico sul polpaccio, sì, forse per questo, rendere... Certo, in base cioè, per avere una certa aderenza, anche se poi tutto è contenuto nello stivale. Qua chiaramente la traforatura è... magari oggi magari eccessiva, però è fondamentale anche perché crea diciamo quella termoregolazione, quella così piacere anche durante la guida che è indispensabile. Va bene. Piuttosto che quindi e poi regolarli in vita, ah, beh, certo, in modo tale che uno se li possa adattare senza difficoltà. Totale prezzo, dai, fammi un conto rapido su quello conto che rapido... deve spendere un appassionato che si è già comprato la mottina da cross e si può trovare usata anche a dei prezzi decenti. Sì, 1500 euro. E hai la tua mottina da fuoristrada decente? No, 1500 euro, hai aggiunto l'abbigliamento. 1500 no, io speravo. No, devo dire che per... Allora, il prezzo sì, è importante, è significativo, però parliamo di chiaramente qualità assoluta e totale, quindi prodotti di alta gamma, e sinceramente per quello che viene offerto a livello tecnico oggi, devo dire, i prezzi sono ancora così modesti e contenuti. Non abbiamo chiaramente ancora stabilito quando entreremo in pista, le cose da raccontare sono ancora tante, a cominciare dalla descrizione del mezzo tecnico. Sì, quello andremo, poi chiaramente prima di entrare in pista faremo la nostra prefazione. Entro col caldo, entro col caldo. E vai!